E ciao a tutti ragazzi, sono Zaborg e benvenuti in questo nuovo video. Sono sicuramente in ritardo, ma perdonatemi, tra il ritardo del corriere, il ritardo della rottura del day one e il mio ritardo mentale, adesso però ci siamo. Andiamo a vedere questa splendida collector edizione da collezione di Ghost of Tsushima. Vediamo sul front Jim Segai di Zugenbarch. Sul retro della confezione si possono già vedere i contenuti speciali di questa collector, ovviamente quelli fisici li andiamo a vedere insieme, mentre quelli digitali saranno un punto tecnica, amuleto del favore di Yamachin, set di gioco, maschera, armatura, kit di spada e cavallo, che sono questi, spettacolari. Bene, apriamola subito, sono emozionatissimo. Fantastica. Profumo splendido, mamma mia, piccolina, pensavo fosse un attimino più grossa. Allora, bene, tolta dalla scatola principale, si presenta così, liscia, nera, levigata, con questi petali dorati, davvero bella. Senza perdere ulteriore tempo a scartare e a scartavetrarsi le palle, ho già tolto tutto e andiamo a vedere una cosa alla volta. Ovviamente la nostra steelbook si vede bene con il nostro samurai, che adesso andiamo ad aprire. All'interno ovviamente trovate il codice in digitale, mi raccomando copiatelo così almeno lo scaricate voi, il nostro gioco e l'altro codice in digitale per scaricare contenuti digitali che sono presenti sul retro della collector. Poi l'artbook vi faccio vedere dopo a fine video, ogni pagina mostrata bene. Artwork più piccolino ma carino. Poi telo di stoffa, questo telo che potrete utilizzare per pulirvi il culo o fare picnic o come bavaglino. La mappa di Tsushima rappresentata in questo modo particolare con Izuhara Toyotama e Kamigataka in tutto il suo splendore. E infine la cosa più bella sicuramente sono le istruzioni per montare la maschera. No, la cosa più bella è la maschera, vediamo la sua base, il suo supporto e la scatola che la contiene. Il demone di Jin Segai. Mamma mia ragazzi, bellissima la maschera, qua la potete vedere in tutto il suo splendore sul piedistallo. Questa maschera da demone giapponese sembra un oni, ma voi appassionati correggetemi. C'è anche un numero, 54.096, probabilmente sono numerate. Davvero, davvero bella. E anche pesante, eh? È comunque plastica dura, però rifinita molto bene. Adesso andiamo anche a pesarla, così vi dico il peso, se vi interessa. Ecco la maschera messa anche sulla bilancina e pesa poco meno di mezzo chilo, con il piedistallo invece arriviamo a poco più di 600 grammi. Per finire, l'ultimo contenuto fisico è questo vessillo della casata reale di Sashimi, di Tsushima, dai. L'ho attaccato con queste mollettine, una rosa e un arancione sopra i fornelli, in maniera che si può dire prenda fuoco. E qua ci sono le uova, dato che ne mangio un paio al giorno, bollite e già pronte, quindi da mangiare. Ovviamente stemma di Tsushima in camera mia. Volevo soltanto dirvi che la maschera purtroppo non è indossabile, però se trovate un modo di fargli passare un laccio o qualcosa tra le narici, con gli occhiali non è il massimo, andate a casa di qualcuno, wakizashi o katana alla mano, pronti a compiere la vostra vendetta. Vendetta vera, non finirò in galera. Fritus e Baldazzi!